queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Aiuto, per favore. Aiuto, per favore. Tu sei uno degli uomini di Bartolomeo. Cos'è successo qui? Dov'è lui? I sicari di Silvio l'hanno preso più avanti nel sestiere, verso nord. Requiescati in pace. Distillato un elisir di piombo e melograno, ideale per il fegato. Nessun valore, nessuna virtù! E poi la gente si chiede perché la stella di Venezia stia tramontando! Ehi, amico, aspettate un momento, parlarvi un momento! Avrò pietà di chi ha almeno il coraggio di liberarmi! E tutti gli altri morranno! Per mano mia, lo giuro! L'uomo è colui che vende il proprio onore per pochi denari. Aprite gli occhi, siete al servizio di un traditore, di un codardo! Era ora, per Dio! Non so neanche se dovrei baciarti o picchiarti. Magari tutte e due. Come preferisci. Chi sei? Sono Ezio Auditore da Firenze e sono qui per salvarti. Aspetta a dire chi salverà chi. Che cosa intendi? Laggiù! Fermi! Per seguite. Dove, Madonna? Non prenderti troppe confidenze. D'accordo. Ho ancora voglia di fracassare teste. Sarà meglio evitare uno scontro diretto. Perché? Hai paura? No, ma pensaci bene. Siamo solo in 2 contro 200. Come desideri, signorina. Attento a quello grosso. Lo chiamano. Molti uomini di Silvio non valgono nulla, ma quello è un osso duro. Yeah.
Quanto mi sei mancata. Silvio ha mandato i suoi a saccheggiarti la casa. Preparati a combattere. Ah, non serve. Bartolomeo è sempre pronto a combattere. Ma dove? Aspetta. Sarà divertente! Oh, le cose si fanno interessanti! Sarà divertente! Vi sta a cuore la vita. Arrendetevi. Giammai! Che senso ha la vita se non si vive da uomini liberi? Io non ci torno in gabbia! Allora finirai sottoterra! Uccideteli! Fatti santo! Vediamo quello che sai fare! Timidi, infatti. Per ora è a posto, ma come dico sempre, la prevenzione è la miglior cura. Che disastro hanno combinato. Bianca, spero che stia bene.